Galeotto fu l'Erasmus, una bella storia di amori al plurale, quella di Carita, una giovane donna finlandese che decide di approfittare del progetto dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, l'amore per il marito, per i figli, un bambino di 9 anni e una bambina di 7, fino ad arrivare all'amore per l'Italia e per l'Abruzzo. È meravigliosa perché l'Abruzzo e Chieti è molto bella, molto belle. La gente sono molto gentile, molto molto gentile, e mi piace la cultura e la cucina. La lingua è un po' difficile, ma forse imparò. L'Erasmus ha coinvolto l'intera famiglia che ora vive a Silvi mentre Carita prosegue i suoi studi di sociologia. Ma come si presenta la nostra comunità? Penso che la frase forte e gentile è vero, veramente vero. La gente fanno molte cose insieme, aiutano gli altri. Penso che la gente sono un po' altruistici, forse. Ai bambini piace l'Italia e la scuola italiana e il marito, un project manager, lavora comodamente da casa. Ha fatto il bagno e il mare di Silvi a febbraio. Gli Atenei sempre più protagonisti attivi di un processo di trasformazione della cultura che vede nella internazionalizzazione un'esperienza concreta. E l'Erasmus, anche quest'anno, con il nuovo bando 2023-2024, apre le porte di 5 continenti agli studenti e prevede anche borse di studio per chi sceglierà destinazioni extra UE. Allora, l'Ateneo ha il progetto di mobilità, diciamo, classico, quindi la mobilità di studenti, studentesse, tirocinanti e docenti, staff amministrativo, quindi sia i nostri studenti e le nostre studentesse, sia il personale d'Ateneo possono viaggiare e spostarsi appunto all'estero, in Europa e anche fuori dall'Europa. Inoltre abbiamo attivato anche dei progetti non prettamente di mobilità ma di cooperazione per lo scambio di buone pratiche, per la creazione di partenariati, di nuovi rapporti insomma verso paesi europei e verso paesi extraeuropei.